Allora, ragazze, ho pubblicato l'articolo che è uscito sull'Unione. Vorrei fare alcune delucidazioni in merito all'accaduto, in merito all'atto vandalico che ho subito. È successo il 12, quindi 3 giorni fa. Avrei preferito non divulgare l'informazione per non mettere in, diciamo, in preoccupazione i miei parenti, e volevo che comunque si limitasse, però le cose qui escono e quindi è giusto che si sappiano le cose esattamente per come sono successe. E non voglio ovviamente raccontarvi quello che è accaduto perché c'è nell'articolo e non, perché uso Instagram in linea di massima per condividere i momenti gradevoli. E non mi piace fare la vittima, anche se qualcuno prova a farmi diventare una vittima, questo è molto difficile che accada. Detto questo, ciò che mi preme è chiedere alle persone che abitano in quella zona lì se il giorno 12, tra le ore 14 e le 14:30, quando quella merda ha fatto l'atto che ha fatto, qui è e mi preme sapere se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto in quella zona lì e qualora avesse voglia e bisogno di testimoniare qualcosa che può sembrare anche stupida, può farlo tranquillamente anche in forma anonima e tramite me e tramite i carabinieri. Questo per tutelare anche il futuro dei cittadini, degli abitanti di Quartus Sant'Elena e da queste persone già molto sfigate nella vita. Ovviamente non ho alcun dubbio, non ho supposto niente, non voglio supporre niente dell'accaduto. Non ho ipotizzato che l'atto sia fatto nei miei confronti o che sia semplicemente un atto vandalico, questo non mi interessa affatto. In linea di massima mi piace commentare le cose quando ho delle certezze e quindi comunque che sia fatto in un modo o nell'altro è certamente un atto vile che va punito. Per cui anche se avete delle telecamere a casa lo potete fare tranquillamente in forma anonima presso il comando dei carabinieri a Quartus Sant'Elena, che ringrazio tantissimo per le indagini che stanno svolgendo. Voglio ringraziare tantissimo anche Stefano che era con me, testimone che senza alcun problema è rimasta con me per tutto il tempo fino a che non è stata sentita dai carabinieri. Voglio ringraziare di cuore il signore che tempestivamente è arrivato con l'estintore e ha evitato una tragedia pazzesca, perché se la macchina avesse preso fuoco completamente sarebbe esplosa, avrebbe probabilmente fatto esplodere anche le altre auto lì vicino. Ringrazio, insomma, i miei vicini che subito mi hanno consolata, veramente ringrazio tutti, Elga, la mia famiglia, ringrazio tutti per il supporto.